Come vedrete dal cappello che indosso e dalla musica che sentite, siamo sotto periodo natalizio. Oggi è martedì 8 dicembre, buona festa dell'Immacolata a tutti quanti e via con la puntata, pesco la domanda, episodio numero 3. Bentornati tutti quanti qui nel mio canale. Se non siete ancora iscritti, vi invito a farlo ed attivare la campanella delle notifiche, così che ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti sarete subito informati. Voglio farvi una domanda: vi piace questo cappello? Allora, non perdete l'occasione di vincerlo gratis nel contest che ha fatto su Facebook St. Croix Italia, sulla pagina ufficiale. Ha messo in palio tre splendidi cappellini come questi qua, come questo qua che indosso. Vi lascio il link in descrizione per poter partecipare al contest St. Croix e avere l'opportunità di vincere un cappellino come mio. Ovviamente, se avete qualche domanda, scrivetemela nei commenti di questo video qua e io vi risponderò con il prossimo episodio di Pesco la domanda. Iniziamo a pescare le prime domande. Pasquale Bizzarro mi chiede: ciao, cosa ne pensi del Rapala X-Rap Magnum Cast? Buono per la spigola? Ciao Pasquale, io penso che questo artificiale, già come dice la parola Magnum, è un artificiale troppo grande per poterlo utilizzare a spigole. Però sappiamo anche bene che alla spigola, quando gli girano i 5 minuti, attacca veramente di tutto. Però, proprio per gli spot dove noi andremo ad insidiarla, rimarrà difficile portare a segno una cattura con un artificiale così grande. Ok, Luca ci mi chiede: bel video, sto format mi sta piacendo. Secondo te una canna che lancia 3 quarti o 5 ottavi extra fast, ci gestisco bene piccoli jerk oltre a gomme e top water o è troppo rapida? In alternativa, una bass 6 da 5 ottavi andrebbe bene per le spigole essendo fast? C'è stato un dibattito in questa domanda, ma ti dico subito Luca che una canna extra fast prevalentemente è indicata per due tipi di utilizzo. La prima è per un utilizzo a gomma, per essere utilizzata ad amo coperto, quindi per poter avere la prontezza giusta e la potenza necessaria per ferrare il pesce, quindi far uscire l'amo fuori dalla gomma e portare a segno la ferrata, ma anche per quanto riguarda i top water. Perché? Perché quando si lancia il top water molto lontano abbiamo bisogno di un vettino morbido che assecondi qualche istante la mangiata in modo tale che il pesce prenda l'esca e si giri, e subito dopo, in lontananza, ci serve la canna pronta subito per poter ferrare, per poter imprimere una forte ferrata al pesce e quindi portare a casa il risultato. Cosa che rimarrebbe un po' più scomoda se dovessimo pescare a cerchi, in quanto l'azione extra fast non ci facilita l'utilizzo di queste esche qua. Una 5 ottavi fast, diciamo che mediamente è sufficiente per pescare in tutte le situazioni, quindi non è specifica da gomma, non è specifica da top water, ma è una canna che ci permette di gestire tutte queste tipologie di esche qua nel miglior modo possibile, prendendo una buona sufficienza in tutte le tecniche. Quindi, tra le due, per fare una cosa all-round, ti consiglio la 5 ottavi fast. Quindi, in questo caso che tu mi hai citato, la Bass X. Andiamo avanti con le domande. Maurizio Azteni prima mi fa: ciao Matteo, io prima di tutto volevo ringraziarti per aver chiamato l'amata isola Paradiso. Modestia a parte, lui si riferisce alla Sardegna. Arriviamo alla domanda: per la spigola, meglio mare montante o in scaduta? Tra le due, se devo scegliere, è meglio la scaduta. Ti spiego brevemente il perché: perché nella scaduta il pesce si avvicina, arriva per andarsi a nutrire di tutti quei microrganismi che sono stati smossi dalla sabbia o comunque sia dei branchi di pesce che stanno un po' così, cefaletti o vannotti. E poi rimane lì sotto costa proprio perché il mare tende a migliorare. Cosa opposta, perché nel mare montante il pesce entra in caccia prima che monti forte, però poi
arrivato a un certo momento, quando l'energia del mare diventa troppo forte, il pesce si allarga e quindi ciao. Antonioz mi scrive: ciao, complimenti per il canale. Cosa ne pensi della mia combo per il light spinning e spigole? Pesco da spiaggia e scogliera. Ho una Major Craft Solpara Kurodai, 2,15 grammi, 7 piedi 8, Shimano Nashi 2005 FB, treccia Daiwa J-Braid Grand da 0,10, 8 capi, finale 0,26 e le esche che uso Black Minnow da 3 a 10 grammi, Boreal Jerkbait 100 SP e Momorti 115. Può andare? No. Ti spiego subito perché non può andare, perché prevalentemente se vai ad... Allora, quella è una canna prevalentemente studiata per il light game, di conseguenza è studiata per approcci light, quindi mi può star bene una gomma o una testina piombata da fino a 5 grammi, 7 grammi al massimo, però non inizia più ad andarmi bene quando mi dici che gomme da 10 grammi o Realis Jerkbait 100 SP o Momorti 115. Lì serve una canna da almeno 5 ottavi, quindi parliamo di una 20 grammi, costruita specificamente proprio per l'utilizzo di Jerkbait. Andiamo avanti. Domenico De Chiara mi chiede: ciao, secondo te un trecciato Shimano Kairiki 013 può andare bene un po' per tutto, sia per trote d'Italia e spigole, o perché no, provando anche a volte a seppie? Grazie e complimenti. Certo, può andare bene, ma secondo il mio modesto parere è pure troppo grande. Considera che io a spigole pesco con uno 006. Uno 008, raramente arrivo lo 010, quindi per farti capire il trecciato che utilizzo è molto molto fino, e di conseguenza mi sento di consigliarti che è un filo, un trecciato che fa bene per fare queste robe qui. Rimarrebbe un po' troppo grande però per la pesca alla trota, per lo spinning alla trota. Predator mi scrive: ciao, che colore di gomma posso usare per le spigole da scogliera bassa? È la seconda volta che te lo chiedo, grazie se mi rispondi. Tanto nelle scorse volte non ti ho potuto rispondere perché le domande erano tante, altrimenti il video poteva diventare lungo veramente ore. Ti posso subito dire che a prescindere dallo spot, quindi scogliera, spiaggia, foce, quello che ti posso dire è sempre ad andare a utilizzare colorazione naturali. Di conseguenza, se dobbiamo scegliere la nostra prima colorazione, è sempre idoneo scegliere una colorazione naturale, quindi andare a cercare tutte quelle livree che vanno a imitare alla perfezione pesci foraggio di cui la spigola è ghiotta, quindi come per esempio i cefaletti. Quindi il classico color cefalo o il color sardina sono colorazioni perfette da utilizzare qualora avessimo il dubbio su che colore scegliere. Fabio Cosentino mi scrive: ciao Matteo, del Twin Power XD 4000 cosa ne pensi per le spigole? Ne possiedi uno? Certo, ne possiedo uno. Ne possiedo uno e dopo diversi anni di utilizzo devo dire che è una gran macchina e non mi ha mai abbandonato. Ancora va e frulla pesce. Io lo uso prevalentemente per scopi diversi, non lo uso a spigole. Mi è capitato qualche volta di utilizzarlo a spigole, ma non è un mulinello secondo me specifico da spigola. Perché non è un mulinello specifico da spigola? Perché ha un rapporto di recupero molto veloce. Io ho un XG, quindi un rapporto di recupero superiore al metro, se non sbaglio. Quello che posso dirti è che potrebbe andar bene qualora noi volessimo insidiare la spigola in mare, ok? Quindi in spiaggia o in scogliera con l'utilizzo di jerk. Allora lì è un mulinello che potrebbe essere valido, ma per quanto riguarda invece spot come le foci, secondo me è un mulinello troppo veloce. L'unico neo di questo mulinello è la velocità. Questo perché ti dico così? Perché tu immaginate che la corrente del fiume va a un X velocità e il mulinello, in questo caso il mio XC, recupera oltre il metro di velocità. Tu immagina questo artificiale che risale la corrente a più di, non lo so, un metro al secondo, cioè praticamente Speedy Gonzales delle esche, troppo veloce. Però feedback più che positivo per Twin Power XD 4000. Fabio Fabio mi dice: ciao, mi presento, mi chiamo Fabio, ti volevo chiedere come ti trovi con il kayak. Io devo acquistare un kayak, volevo prendere un Hobby Pro Angler 14 360 colore blu mimetico da Ozone Kayak, cosa ne pensi?
penso che stai per acquistare il Rolls Royce dei kayak. Cioè, ti spiego perché. Innanzitutto, come kayak, andare alla ricerca di un Pro Angler 14 360 veramente è l'apice del kayak fishing. È un kayak veramente che non è uguale in termini di pesca. È una macchina definitiva. Se hai modo e possibilità fisiche per trasportarlo e portarlo, perché no? Io ce l'ho, è stato uno dei miei primi kayak, no, il 360, avevo il Pro Angler 12 come primo kayak. È stato praticamente un imprinting, un amore a prima vista. Così che infatti 2 anni dopo ho sentito l'esigenza di fare un upgrade e salire di livello e andare ad un 14. Secondo me, secondo il mio modesto parere, è una macchina da guerra, da pesca definitiva. Praticamente io non ho l'esigenza di andare a ricercare altro da un kayak. Ti dirò di più, il limite per attrezzare un kayak del genere è semplicemente la nostra creatività. Su un kayak del genere puoi veramente mettere di tutto. Cioè, veramente è un kayak che è talmente grande, è talmente ben strutturato, che ti permette veramente di portarti tutto il necessario a pesca e anche le cose che non ti servono. Quindi, se hai modo, ovviamente economico, perché è un kayak molto dispendioso, e anche fisico per il trasporto, beh, Fabio, vai al 100% su quel kayak, non tornerai mai indietro. Analisi del complotto mi chiede: consigli per Lucci Super? Ci farei qualche video con qualche consiglio? Sicuramente per Lucci Super intenderai i luccioni, quelli là che ti staccano il braccio, no, la mano, il braccio. E qui a fianco non l'ho messa apposta, era dall'ultima pescata la mia Mojo Maschi, da 3 once, dove praticamente stavo cercando di registrare. Stavo cercando di registrare qualche video a Lucci, però non potevo portarmi appresso tutta l'equipment che ho. Perché? Perché stava venendo giù il Padre Eterno questi giorni, stava venendo veramente troppa acqua per portare la Reflex. Avevo con me solo la GoPro e devo dire che purtroppo i Lucci si sono visti. Quello più grande non ha finalizzato l'attacco, mi ha seguito fino a sotto, mi ha messo pure paura perché è uscito sto coccodrillo, mi ha fatto quasi impressione. E l'altro invece, recuperando l'esca veloce, perché avevo paura di incagliare sopra delle gabbie, sopra dei tronchi, recuperando veloce si è inchiodata la canna e l'esca. E l'esca praticamente è andata distrutta, si è sfilacciata tutta, perché i denti del luccio non perdonano. Quindi sì, arriveranno anche contenuti del genere non appena il tempo si sistemerà. Francesco Camera mi chiede: ciao Matteo, sei bravissimo, grazie per i consigli che ci dai. Ho un problema, non riesco a catturare un serra, uso long jerk e FTD. Mi seguono ma non concludono mai, come faccio a scatenarli? Non è che sbaglio con il mulo? Io ho un Sedona 5000 FE, rapporto di recupero 5-1-1, non sarà lento? Paradossalmente potrebbe essere lento, però c'è un però, attenzione. Quando praticamente hai tanti follow, ok? Quando hai i pesci che ti seguono l'artificiale ma non finalizzano, tu immaginati un gatto, ok? Il serra e altri predatori, anche come il luccio, immaginate che sono dei gatti, ok? Tu gli fai passare avanti una pallina, che in questo caso è l'artificiale stesso. Il recupero costante. Allora, quando praticamente te lo seguono, ok, ma non finalizzano l'attacco, è perché qualcosa non scaturisce il loro istinto predatorio. In questo caso magari non hanno fame, non sono in caccia, sono solo nella zona e dicono: ma che è sto coso? E te lo seguono. L'unico modo per scatenare il loro attacco in quelle circostanze là è di imprimere con il mulinello delle accelerate improvvise, fare 2-3 metri velocissimi e poi fermarsi di botto. Generalmente sull'accelerata o sulla pausa, la pausa deve essere breve, non deve essere lunghissima, per poi ripartire velocissimo, su questo gap che andiamo a creare dovrebbe in teoria arrivarvi una botta terribile, perché lì l'istinto predatorio del pesce sparte e non ci capisce più niente, fa addio, boom, e attacca. Devi variare imprimendo delle accelerate, degli stop improvvisi, andando a interrompere così la costanza del recupero.
per scatenare l'istinto predatorio dell'animale stesso, del pesce. Giuseppe Fasano mi chiede: sono prossimo a 68 anni, posso ancora andare a pesca? Ciao Giuseppe, ovviamente sì che puoi andare, l'importante è stare attenti e prendere le giuste precauzioni, insomma, non andare a fare le arrampicate sulle scogliere ripide così, non andare a rischiare la pelle per 4 pescetti, ma diciamo che a pesca ci si può andare anche a 100 anni, se la salute ce lo permette. L'importante è farlo in completa sicurezza, in totale sicurezza. Petricna mi chiede: secondo te, per le Lecce Anni a Serra e a Letterati, la treccia di quante libbre deve essere, anche il fluoro? Allora, in questi casi qua, per questi predatori, diciamo, tra virgolette, chiamiamoli XL, la treccia da utilizzare deve essere di almeno una treccia da 20 libbre. Almeno, ok? Fino ad arrivare anche a trecce da 30 libbre. Non più di 30 libbre, perché non serve. E per quanto riguarda il finale in fluoro, io personalmente andrei ad abbinare un finale in fluorocarbon dello 0,50. E non oltre, non andrei oltre. Un abbinamento treccia fluorocarbon di questo genere qua ti permette di combattere e portare a buon fine il combattimento con una grossa leciamia. Ti permette anche di andare a combattere un qualsiasi pesce serra da tutte le taglie e ti permette anche di andare a fare la pesca agli alletterati fino a pesci di 10-15 kg. Ovviamente lavorando bene di canne, mulinello e frizione, però il risultato lo porti a casa. Non serve fare il tiro alla fune con trecciati grossissimi e finali da 100, non serve. Walter Amidi mi chiede: ciao Matteo, sono un neofito, ho comprato per iniziare una Nomura Hirokamu Fou 2,40 m per 10-35 grammi. Per le spigole è buona e che mulo abbinare? Ciao Walter, non ho nessun feedback per questa canna, però ti posso dire che leggendo i dati, ok, 2,40 m per 10-35 grammi di peso di lancio, potenzialmente potrebbe essere una canna valida per insidiare la spigola, poi dipende in quali ambienti, con quale esche. Quello che però mi sento di consigliarti è che su una canna da 10-35 grammi lunga 2,40 m io abbinerei un mulinello di taglia almeno 4000. Non oserei un 5000, ma il giusto secondo me è 4000. Non sapendo del budget, non posso andarti a consigliare veramente nello specifico. Alessio Silvestri mi chiede: ciao Matte, che trecciato mi consigli? 4 o 8 capi e le differenze tra i due? Allora Alessio, io non posso consigliarti quale dei due andare a prendere. Quello che però ti posso dire è che la scelta del trecciato va in base allo spot dove tu vai a pescare. Facciamo un esempio: se pesco in un ambiente molto limpido, molto pulito tra virgolette, nel senso che è privo di ostacoli, cover, sassi, alberi, roba che potrebbe rovinare il trecciato, allora vado di 8 capi. 8 capi perché? Perché essendo un filo tendenzialmente i capi intrecciati, essendo più sottili, sono molto più vulnerabili all'abrasione, quindi sono molto più delicati. Hanno anche tanti pregi, quale a parità di diametro carico di rottura è maggiore, ma dall'altra parte di contro abbiamo che sono veramente veramente delicati. Se un 8 capi tocca per sbaglio una roccia, uno spigolo di una roccia, da 1 a 10 si taglia subito, 10, va, tagliato. Mentre un 4 fili, in questo caso, essendo meno fili intrecciati, questi fili intrecciati sono più spessi. Quindi, come tocca l'angolo di una roccia, anziché rompersi subito da 1 a 10, 10, si rompe 6, ok? Quindi un 4 fili è più idoneo in ambienti sporchi, pieni di cover, quindi pieni di sassi, pieni di rami, pieni di pali, barche affondate, tutte queste belle robe qua. Davide mi chiede: ciao Matteo, volevo chiederti che trecciato consigli per le spigole, mulinello 2005, pensavo dallo 0,8 allo 0,12. Ciao Davide, hai pensato veramente bene. Io generalmente uso uno 0,8 o uno 0,6 in base a quanto sono matto, però pesco veramente veramente molto fino. Quello che ti posso dire è, in base ai tuoi spot, se c'è tanta presenza di
struttura, oppure devi forzare il pesce via dagli ostacoli, allora stai leggermente più alto di diametro, altrimenti pesca fino e via. Poi se ti capita la grossa e stucca tutto, cioè, voglio dire, pazienza, tanto l'importante è pescare bene tutte le altre 10 spigole, poi se una su 10 capita e te rompe tutto, fa parte del gioco, eh? Marco Venditti mi chiede: complimenti Matteo, la mia domanda è: ma lo splittering che trovo nella parte boccale dell'artificiale appena comprato lo devo levare o il moschettone lo attacco allo split? Grazie e complimenti. Ciao Marco, se trovi ovviamente lo splittering attaccato all'occhiello davanti all'artificiale, lascialo, non lo togliere, perché quando l'artificiale è stato progettato con quello splittering lì, quindi potresti andare ad alterare l'azione di nuoto di quell'artificiale, cosa che noi non vogliamo, quindi non vogliamo perdere efficacia di tale artificiale. Quindi lascia tutto com'è, attacca il moschettone o allo split ring che c'è o direttamente all'occhiello se l'artificiale è sprovvisto di split ring. E UM mi chiede: ciao Matteo, mi ha colpito una risposta che hai dato ad un utente, consigli gomme leggere, per quale motivo? Da 15 grammi secondo te vanno bene? Altra domanda, io ho una canna con azione fast e grammatura 10-55, sto utilizzando esche nel range dai 15 ai 25 grammi. In passato mi hanno regalato un popper da 40 grammi che non ho mai usato per paura di creare delle parrucche dato la differenza di peso. Tu che ne pensi? Grazie in anticipo della risposta, Eugenio. In che senso? Ti spiego perché. Su quale pesce ti stai riferendo? Perché se ti riferisci per quanto riguarda la pesca alla spigola, leggere sì. L'approccio light, perché la spigola è un pesce molto lunatico che tante volte, la maggior parte delle volte, dobbiamo approcciarlo con delle presentazioni molto finesse, quindi leggere, quindi esche piccole che si muovono molto naturalmente. Faccio un esempio: quando tu vedi la gente pescare a bolognese, mette un bigattino su un amo del 22 su un finale dello 010, perché il bigattino deve fluttuare nell'acqua come gli altri bigattini che sono stati lanciati in pastura, cosicché da ingannare la spigola. La stessa cosa succede per quanto riguarda le nostre gomme. Quindi se noi andassimo ad utilizzare una gomma troppo piombata, eccola lì che si muoverebbe innaturalmente e quindi perde tutto il suo fattore adescante. Per quanto riguarda invece la paura di lanciare un popper e creare delle parrucche, no, vai tranquillo, l'importante è che le spire del mulinello siano avvolte bene. Ah, da 15 grammi secondo te vanno bene? Dipende, se sono gomme sono troppo pesanti e dipende anche dalla corrente e quanta acqua c'è, quindi i fattori sono tanti, ma se paradossalmente ci sono 4 metri d'acqua e la corrente è normale, 15 grammi sono troppi. Francesco Sansone mi chiede: che marca di kayak per la pesca al mare preferisci? Ovviamente Hobby. Perché Hobby? Perché Hobby ha una struttura interna ed esterna fenomenale. Hobby nasce in America, Hobby nasce per la ricerca dei grossi predatori delle acque interne e le acque marine. Acque marine, cioè in America, se andate a vedere i video di Hobby, vanno a fare la pesca traino offshore rivolta ai marlin, agli squali e ai tarpon e a tutta sta bella roba qua. Hobby è simbolo di garanzia. Mattia e Francesco Aiello, faccio la stessa domanda della scorsa volta. Cosa ne pensi sulla pesca a Civitavecchia? Quali tecniche prevalgono? Sono di Civitavecchia, ho 14 anni e sto iniziando ad approcciare lo spinning. Ciao Mattia o Francesco, non lo so. Ciao comunque, e ti posso dire che a Civitavecchia una delle pesche che va per la maggiore è lo spinning rivolto ai predatori. Predatori dalle scogliere che ci sono lì, tra Civitavecchia, il porto e i vari antimurali. Lì puoi incontrare un po' di tutto, nella stagione estiva ci sono palamite, tonnetti alletterati, ma ci sono anche serra, barracuda, ricciole. È uno spot veramente ricco di pesci. Devi soltanto andare e stare attento di non andare a pescare nei posti dove è proibito andare a pesca. Emiliano Sisto mi chiede: parlando di Keitec, in questo periodo quali tra gli Easy Shiner mi consigli per la pesca in foce e magari anche un po' più interno del Tevere, diciamo fino al ponte che attraversa il Tevere, il ponte della Scafa?
colore e misure. Ciao Emiliano, allora adesso in questo periodo preciso inizierei a pescare leggermente più grande. Fino ad oggi ho sempre pescato con gommine piccole, da 3 pollici, 2,5, 3 pollici. Perché? Perché era un ambiente prevalentemente estivo autunnale, bella stagione, quindi ancora acqua calda e prime perturbazioni, il pesce comunque sia era sempre in uno scenario estivo, quindi apatico, acqua calda e quindi sfogliato nel mangiare. Ma adesso che man mano il tempo va verso la stagione invernale, quindi l'acqua fredda giorno dopo giorno dopo giorno, domani se dovessi andare a pesca non andrei più a prevalere misure da 3 pollici, ma andrei ad andare a 3,5, 4, 5, 6,5. Sono matto? No, 6,5 proprio perché nella stagione piena invernale la spicola vuole mangiare la ciccia, ok? La ciccia proprio. È il momento dove la spicola ha bisogno di nutrirsi perché entra nel massimo della sua attività. I colori sono sempre i soliti, Emiliano, sono sempre i soliti. Io nel Tevere mi sono trovato molto 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 bene con delle colorazioni che tendono verso la colorazione miele. In questo caso specifico della gomma Keitec c'è la colorazione Honey Shad. Ciò non vuol dire che la colorazione Wakasagi, che è simile, leggermente più chiara, non sia valida, o come il Pro Blue Shad non sia valido, o come anche altrimenti abbiamo la classica colorazione Ghost Pearl. Nelle ore buie mi ha regalato tante catture e tante soddisfazioni. Bene ragazzi, ho risposto a tante domande e purtroppo non ho fatto in tempo a risponderne altre perché sono veramente tante e creare video troppo lunghi potrebbe risultare noioso. Se non siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo e ad attivare la campanella delle notifiche, così che ogni volta che pubblico nuovi contenuti sarete subito informati. E anche per oggi finiamo qua con il terzo episodio del Pesco alla domanda e spero di vederci giovedì con un video bomba sulla spigola in spiaggia. Rimanete connessi, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, lasciate un bel like, commentate. Detto ciò, un saluto da Matteo Lometta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!